Cosa stiamo preparando, signora? I dolci di Pasqua, però detti in siciliano puntureggio. Che sta l'uccessa. Ci può dire gli ingredienti, velocemente, che ingredienti ha utilizzato? Le uova, la farina, il latte, la sugna, lo zucchero, il limone per aroma e il lievito. E adesso, grazie alla manualità, alla sua esperienza, sta creando delle forme davvero speciali. Che forme sono? La continuazione, l'ho detto poi. Cerchio. Questa è la palma, segno di pace. Che ce ne vorrebbe tanto. Signora, da quanti anni fa questi dolci? Più di 100 anni. Di più. Perché non mettiamo da quando ero piccolina, ma qua più di 100 anni che facciamo questo lavoro. Guardate che forme speciali. Ma tutto a mano. Tutto a mano. Grazie alla signora, lei si chiama? Giuseppina. Giuseppina, eh? Graziella. Graziella, stava dicendo? Tutto a mano. Tutto a mano, non possiamo usare le formine perché l'impasto è morbido e poi si rovinano. Altrimenti poi non vengono bene. Vediamo un'altra teglia. Ci dica una cosa, signora, fermatevi un secondo solo, guardate qua cosa abbiamo. Quindi questo è il prodotto finito. Quindi dopo averle messe nella teglia in forno, inforniamo. Per quanto tempo nel forno? Un quarto d'ora. E dopodiché cosa? Come sono cotte, prepariamo la glassa. Le pennelliamo, poi le inforniamo di nuovo. Per asciugare la glassa, le inforniamo di nuovo e poi sono pronte per mangiarle. Ed il procedimento completo su Onda TV e sulla pagina Facebook di Bella Sicilia, quindi continuate a seguirci, grazie! Grazie a voi! Grazie a voi, è stato un piacere, buona Pasqua! Complimenti, grazie! Buona Pasqua a voi, buona Pasqua!